Revelations. Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Ci avviciniamo alla Queen Zenobia. Appuntamento sul ponte di prua. Tutto quello che so sulla Queen Zenobia e i segreti che custodisce. Quali segreti? Jessica, perché hai sparato? Raymond, ma perché? Perché spacciarsi per la Veltro? Che cosa vuoi dirmi? Scopri la verità su Terra Grigia. Così è questo il segreto della Zenobia. Che diavolo hai fatto? Non ho fatto niente. Non dirmi che la batteria è morta. Che palle. Il lato positivo è che la faccenda della congiura si chiarisce. Dobbiamo tornare all'aeroporto, subito. Ehi, amico, aspetta! Non c'è nessuno. Anche l'altra squadra è sparita. Noi che facciamo qui? È tutto ok. Ho preparato una backdoor. Per entrare mi basta un palmare. E perché non l'hai detto prima? Se la mia teoria è corretta, allora la verità sulla Veltro è davvero... presto per dirlo. Mi prendi in giro? Non voglio saltare alle conclusioni. Mi servono informazioni. Ok, troviamo quel computer. Qui c'è un'area non ancora esplorata. Spero solo che abbia un processore potente. Sarebbe perfetto. È un'arma biologica. Sapevo che sono male. È sempre stato così. Cosa? E chi se ne frega? Spara e basta! C'era qualcuno che non volevano tra i piedi se la Veltro fosse tornata. Così hanno fatto questo casino. No, non è il momento per le teorie cospirazioniste. B28 in carne e ossa. Grinder è quello che ho sempre voluto. Ti butti sui gadget come una mosca sulla merda di cavallo. È solo un computer. Ok, mettiamoci al lavoro. Cosa diavolo? Non succede niente. Cosa hai fatto, Quint? Non è colpa mia, ho bisogno di più potenza. L'MB28 consuma un casino. Deve esserci un generatore qui intorno, mi serve. Ok. Tu resta qui a fare due chiacchiere con la tua fidanzata.
Ecco fatto. Spero che questo mucchio di ruggine funzioni. Non c'è abbastanza energia per caricare l'MB-28. Ci sono altri generatori? Ah! Bene, potenza al massimo. Avvio l'analisi. Allora, trovato niente? No, prima devo decodificare gli algoritmi di crittografia. Ma con la mia piccola MB-28 sarà questione di qualche minuto. Ryder? Ci sono! Lasciate fare a me! Sempre alle cacate. La FPC il mio accesso non autorizzato. L'FPC? Di cosa stai parlando? Sto violando i loro server segreti. Li ho trovati indagando sull'incidente, ma l'attacco dimostra che sono coinvolti. Ti sto dicendo la verità. Tanto tempo per scoprire tutta la storia. Manca ancora. Vediamo, ha completato solo il 28%. Certo che la tua fidanzatina è proprio lenta, Quint. C'è adesso. Quint, ha funzionato? Puoi lavorare? Sì, è tutto a posto. Grazie. Grazie per la segnalazione, Capitano Oppio. Si sono accorti che cercavo di entrare nel sistema. Tienili lontani. Lo farò, ma ricordati che mi devi un favore. Quanto manca ancora? Qui c'è un casino pazzesco. Appena superato l'80%, ci siamo. Basterebbe a far piangere un uomo. Vedercela con i nemici. Giusto, non devono avere questi dati. Buona fortuna. Grazie, ne ucciderò qualcuno per te. E tieni quel gel nella bottiglia perché non torna.
dobbiamo guardare questi dati. Pronto? Non agitarti! Sarò lì tra un secondo! Certo, ovvio. Questo spiega tutto. Spiega cosa? Chi è dietro la Veltro? Sì, probabilmente. C'è un solo modo per scoprirlo. Chiediamolo a lui. Qui Forkball. Parla O'Brien. Che diavolo? È O'Brien. Direttore O'Brien, forse ho il quadro della situazione. La Veltro non è mai tornata in azione. È stato solo un depistaggio, orchestrato direttamente da lei. La sua piccola produzione Veltro. Tutto per entrare nella testa di una certa persona. Ah, hai capito quasi tutto. Lieto di non aver sprecato i miei soldi. Ho analizzato i suoi registri e forse c'è qualcosa che vorrebbe vedere. Allora mostramelo. Sì, signore, le mando tutto subito. Ma che succede? Errore di connessione. Ah, oh, ci hanno trovati! Ehi, qui! Due che scoprono un segreto ricercati vivi o morti, proprio come nel gioco del palco. Vuoi morire con quel computer, idiota? Mio amico, aspetta! Ci sono! Quint! Kate! Quello è il virus. Dobbiamo evitare che il virus esca da qua. Lo so, il sistema di controllo sarà nel laboratorio. Chris! Penso che sia il sistema di controllo. E funziona? Serve una password per attivare l'agente neutralizzante. Ok, controllo il laboratorio. Vedo cosa riesco a trovare. Va bene, devo capire come funzionano i controlli. Della porta, la sto aprendo. Attenta lì dentro. Lo sarò, puoi contarci.
detto Stalpet. Chissà con che armi biologiche abbiamo a che fare. Chris, non crederai a quello che ho appena saputo. Dietro gli attacchi su Terra Grigia c'era Morgan Lansdale, della FBC. Allora era questo che voleva dirci Raymond. Così pare. Ho solo delle prove circostanziali per ora. Nulla che possa servire a inchiodarlo. Neutralizziamo quel virus. Autorizzazione confermata. Programma di neutralizzazione del virus avviato. Ben fatto, BSA. Le vostre attività sono state illuminanti. Morgan Lansdale. Sapevo che O'Brien e il suo fedele Raymond stavano ficcando il naso nei miei affari. Ma non avevo messo in conto un vostro coinvolgimento. È stato il mio unico errore. Allora è stato lei! Lei ha attaccato Terra Grigia!
Jill, attenta! Ora ho occasione di ritirare. Siete travestiti a bordo della Quinze Nobile. Spero non vi dispiace su quanto. Neutralizzazione del virus completata. Ah, non potevo aspettarmi niente di meno dal duo che ha sconfitto la Umbrella. Ma adesso avete finito di giocare a guardie e ladri. Ah, comprenderete la gravità della situazione, che mi spinge a comparire personalmente. Ho una grande debolezza. Ho paura delle cose, anche le più piccole. E devo eliminare anche la minima imperfezione. La BSAA, mio caro direttore O'Brien, tutta la sua organizzazione, non crea altro che guai. Non pensavate certo che vi avrei permesso di ficcare il naso liberamente? Non prendiamoci in giro. Guardate, il vostro destino è nelle mie mani. Ma che... La Quinze Nobile.